avevate il fuoco in pugno, vecchio. Dovevate distruggerlo. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e portare la vera pace? Giammai. Perdonatemi per questo, mentore, ma la mela vi ha corrotto. E attraverso voi avrebbe corrotto anche noi. Dovevate morire perché potessimo vivere. È davvero finita. Quello stregone è morto. Non era uno stregone. Solo un uomo capace di comandare le illusioni. Hai preparato la pira? Certo, ma... Altair, gli uomini non accetteranno una cosa simile. Me ne occupo io. Riesci a viaggiare? Ce la faccio, sì. Ho chiesto a Malik di portare a Gerusalemme la notizia della morte di Al-Mualim. Tu vuoi recarti ad Acre e fare lo stesso? Ma certo. Ma che succede? Come siamo giunti a tanto? La mia mente era lucida, ma il mio corpo non si muoveva. Era il nostro mentore la causa di tutto. Non posso crederci. Cosa è accaduto qui? Il mentore c'è. Quali prove hai di ciò? Accompagnami, Abbas, e ti spiegherò. E se troverò le tue risposte inadeguate? Parlerò finché non ti avrò persuaso. Ricordi il manufatto che strappammo a Roberto di Sable sotto il Tempio di Salomone? Quello che tu dovevi recuperare, ma che altri consegnarono? Sì. È uno strumento dei Templari, il frutto dell'Eden. Evoca illusioni e controlla la mente degli uomini. Un'arma micidiale. E tu ritieni che Al-Mualim fosse stregato? Sì. Oggi ha usato la mela per assoggettare Masyaf. L'hai visto con i tuoi occhi? Non lo so che cosa ho visto. Ascolta, la mela è al sicuro nello studio di Al-Mualim. Quando avrò finito qui, ti mostrerò tutto quello che so. No! Devo assicurarmi che non possa tornare. Ma è contro i nostri usi. Bruciare il corpo di un uomo è proibito. Sacrilegio! Ascoltatemi! Questo corpo potrebbe essere un altro dei fantasmi di Al-Mualim. Devo esserne certo. Menzogne! Per tutta la vita ti sei fatto beffe del nostro credo. Tu pieghi le regole ai tuoi capricci, sminuendo e umiliando coloro che ti circondano. Prendetelo! Non l'hai sentito? Al-Mualim è stregato! Non puoi fare tutto ciò che ti pare, idiota! Farò tutto quello che volete, ma lasciatemi andare. Non è necessario uccidermi. Potremmo diventare amici. Potreste lasciarmi andare, no? No. D'accordo, avete vinto. Volevi combattere via con le fiamme. Tenetemi in dispone, non state lontano da me. Non allentate la sezione! Farò tutto quello che volete, ma lasciatemi andare. Non passerai. Non c'è bisogno.
cosa ti avevo detto, Altair? Abbas, fermo! Cosa credevi sarebbe successo quando hai ucciso il nostro amato mentore? Tu amavi Al-Mualim meno di chiunque! Lo incolpavi di tutte le tue sventure, persino del suicidio di tuo padre! Mio padre era un eroe! Non è il momento di discutere del passato. Dobbiamo decidere che cosa fare di quell'arma. Di qualunque cosa sia capace! Non sei degno di avere questo manufatto! Nessuno lo è! È davvero splendida, non è vero? Qualcosa da insegnarci, o ci condurrai tutti alla rovina. Altair, appena 26enne, è già diventato mentore a capo di un ordine scisso. Come si fa a convivere con una tale responsabilità e con un tale potere?